Ciao gente, benvenuti su questo nuovo video di Clash Royale. Io sono Nocturnal e questo è il quarto episodio. Allora, abbiamo chiesto un po' di carte dalla nostra gilda e come vedete ce l'ha data GTA 5 fra 2 e Nico. Buono, perché mi sto concentrando sull'orda di sgheri, quindi vediamo un attimo come ce la gestiamo. Allora, andiamo subito con lo spacchettamento. Come potete vedere ho fatto anche una piccola cornice ed era la prima volta che me la cavo così, quindi vediamo un attimo come procede. Allora, primo spacchettamento. Abbassiamo un po' il volume che qua è tanta roba. Frecce, non ci serve una beata cerpa. Il moschettiere che... Non ci serve niente, io sto cercando qualcosa. Buono, non 100 gemme, ottimo. Ok, sì. Qualche spacchettamento l'ho fatto offline, ma giusto di queste brutte, alcune corone e alcune queste qui. Però andiamo con questo. Dai, vediamo cosa ci esce. Beh, ti prego, mai in ordine di sgheri, mai. Hanno emozione sti pacchi di cavolo. Niente, eh? Niente, non vi do neanche. Allora, apriamo il corona. Gemme? No, 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 no. Dai, che non ci faccio niente. Vabbè, dai. Oh mio Dio, un'epica! Oddio, pecca! No, devo imparare a usare. Cioè, no, ragazzi, fermi, 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 fermi. Sono contentissimo! Ok, cominciamo con l'altra. La Tesla. Ho una fornace. Rivorrei l'epica. Un piccolo epica, un piccolo tocca al cuore. Ok, no, non avrò per 50 anni l'epica. Allora, è uscito il pecca ma non esce il coso. Cioè, allora, questo ne ho uno, questo ne ho due, 64 su 200, quindi una Yadon, dai. Richiesta ancora sì, va bene. Allora, fammi vedere sto pecca che cosa ha di bello. Il pecca, l'immortacci tua quanto usa? Rispetto al mio che è un 4. Allora, facciamo così, un bel mazzo ce lo famo. Oddio, non ci sto capendo un cazzo. Ok. Allora. Facciamo. Mettiamo un attimo il pecca per una partita. Una partita che perderemo gloriosamente. Sarà 4.8. Gloriosamente. Secondo me non spreco proprio. È un rovinare del mio mazzo che già va abbastanza bene. Ok, una delle prime tre partite. Il pecca e il pecca. L'epica. Però l'orda di sgheri mai, eh. Madonna, allora, questo è già un figlio, un po' il figlio della mignotta, diciamocelo. Lui è già un fiolo di una buona donna. Allora, vediamo qua come ce la gestisce. Sono curioso di mandargli il pecca. Che fa? Perché si blocca? Sono curioso di mandargli il pecca. Dai. Sono curioso di vedere quanti danni fa. Non mi interessa neanche della protezione. Beh, sì, un pochino mi interessa. Non è sto granché come mi immaginavo, eh. Secondo me. Oddio, però il fatto che sta sprecando tutto un po' di risorse. Allora, prossima mossa è una bastardata. Prossima mossa mi manderà un carico di qualcosa. Sarà una bastardata. Per favore. Bastardata. Dai, che una te la devo buttare giù. Una mi serve. Non è che abbandoni. No, eh. Mo manderà come al solito delle frecce perché a quanto pare 1000 persone hanno 1000 frecce. No, vediamo un attimo che questo si sta a divertire. Guarda come me la butta giù. No, strano.
Zitti, zitti. Abbiamo un cavaliere da una parte e un P.E.K.K.A. dall'altra. E la cosa mi sta divertendo. Nah, peccato. Guarda, mi sta morsicando. Oh, se ce la famo, incredibile. Una! Dico una da buttare giù. Ok, ho tutto andato secondo i piani, vero? Tutto secondo i piani, vero? Dai! Dai che c'è sta dentro! Andate, piccoli demoni! Ti prego, sì, cazzo! No, che fiolo della mignotta! Come fammi sprecare tempo, eh? No, che pezzo di merda. Madonna, se vinco quanto godo! Quanto godo, zio! Quanto te faccio man del male puramente fisico! Quanto rompi il cazzo pure tu? Che grande culo, cazzo! Scusate l'emozione. Ok, baule di merda, però va bene. Mettiamo subito in carica. Ok. Il P.E.K.K.A. distrae. Il P.E.K.K.A. fa la sua sporchissima storia. Mi sento quasi. Come si chiama? Barnabus. Zio. Niente, eh. No, che grandi fia di una zocca. Ma magari casca pure a te. Dai, cazzo! Dio, che nervi! No, risparmiamo, se risparmiamo, se voglio vedere come reagisce col pecca, porca puttana! Troppe parolacce, nulla, troppe parolacce. Ah, te stacca qua sotto, eh! No! Che mi servivano quelli quando c'ha un draghetto che sputa fiamme e fuoco? Dai, e su! Madonna, quanto è duro da buttare giù questo! Non mi frega niente, guarda, non mi frega proprio niente. Buttalo giù. Che stai aspettando? C'è tutti! Ancora lui, che palle! Li butta solo insieme. Ok, uno è andato. Uno è andato, uno è andato, uno è andato. Mo so, cazzi tua. Sì, cazzo, mo te invado proprio di sana, sana pianta, te butto giù sto mondo e quell'altro. Piedelande secchio. Va, cazzi! Barnabus, è goduto poco. Noci. Sentite, io sta cosa devo toglierla. Cioè, tre carte epiche dentro un mazzo mi sembrano un po' troppe. Quindi usiamo questa. Ok. Facciamo una terza e ultima partita. Sperando non venir sommersi. Dai, questo mi massacra. 2 su 3, eh. Però voglio fare la tecnica del. Ah, mago insieme. E vabbè, sto mondo è quell'altro, no? Nessuna carta selezionata? Che mo dice? Non mi ricordavo fossero così difficili. Che, cioè, a che livello ce l'aveva? Te hai shoppato Granlunga,
Questo mi fa male, tanto male. Questo mi fa male. Sì, cioè, a 7. Non che mi facciano niente, però. Si fa silenziosa la storia? Scusate. Ragazzuolo. Piccolino. Niente, eh. È un pekka qua. Fa che vuoi morire. Oddio, a che livello ce l'ha? Oh, uno io ho buttato giù pure io, non so in che modo. Ok, il problema è che sta piazzando letteralmente da una parte, mi sta dando l'urto. Non ho il tempo ad attaccarlo. E poi questo si concentra solo sulla massa, devo ammetterlo, eh. Qua mi serviva tanto non dico il pekka, ma quella che come si chiama? Quella con l'ascia, quella sì che è una signora. Showtime. Lo prendere a pizza. Dio. Vabbè, dai. Ah. Ho rosicato un poco, diciamocelo. Però non dovremmo la sorpresa, dai. Una corona che siamo già a metà dell'opera. Sei, io on offline me ne devo prendere solo 4 per... Così, dai. Allora, vediamo un attimo cosa ci sta. Quest'oggi c'è il doppio. Ok, epica, epica, rara. Epica, questa è l'arco X epica. Quindi c'ho io... Quindi c'ho un'altra epica. Va bene, va bene. Allora, da aggiornare non c'ho nessuna. Ragazzi, io come al solito vi chiedo cosa dovrei mettere, cosa dovrei aggiornare. Ditemi i vostri mazzi. E basta, per questo video è tutto. Noi abbiamo finito. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Fatemi sapere cosa ne pensate della piccola cornice. Così è fatta proprio a cazzo di cane. Qui, ho provato, eh. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate e visitate la mia pagina Facebook e Instagram. Noi ci vediamo per la prossima puntata. Bye!